Ciao, sono Felice Lobasso, del ristorante Felix Lobasso Home Restaurant qui a Milano. Sono qui a Giallo Zafferano per presentarvi la mia ricetta, calamari fritti con salsa agrodolce, lime e pepe. Iniziamo. Primo passaggio da fare per questa ricetta è andare a fare la salsa. Iniziamo a versare i nostri prodotti, quindi l'aceto, il vino bianco, il miele, il concentrato di pomodoro, salsa di soia, le bacche di ginepro, chiodi di garofano e due foglie d'alloro. Lasciamo bollire per circa un'oretta in modo da ridurla, poi la andremo a filtrare. Passiamo alla pulizia dei calamari. Quindi sotto un'acqua corrente eliminiamo prima la testa, l'osso, con l'aiuto dell'acqua portiamo via la pelle del calamaro, gli occhi con l'aiuto di una forbice. Passiamo al taglio del calamaro, anche qui ognuno può usare un taglio che vuole per il fritto. Tagliamo il calamaro a strisce e la testa la tagliamo in due parti. È importante lasciare asciugare bene i nostri calamari nello straccio. Misceliamo la semola con la farina. Metto la semola insieme alla farina perché mi rende il fritto più croccante. Prendiamo i calamari. Abbiamo versato i nostri calamari nella farina e semola. Li andiamo a miscelare bene e poi andiamo a friggerli. Quando i calamari sono pronti, li scoliamo e li condiamo con un po' di sale. Filtriamo la nostra salsa. Non ci resta che impiattare. Grattugiamo il lime. E in ultimo il pepe. Beh, un fritto è sempre un fritto, ma questo, quel lime e questa salsa sono una roba formidabile.